Ancora attesa per la decisione sulla richiesta di incandidabilità formulata dal Ministero dell'Interno per gli ex amministratori del Comune di Foggia, Franco Landella, Leonardo Iaccarino, Antonio Capotosso, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola, Bruno Longo, Pasquale Rignanese, Erminia Roberto e Lucio Ventura. I giudici della prima sezione civile del Tribunale di Foggia si sono riservati la decisione, che dunque potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, gli ex amministratori avevano presentato attraverso i loro legali memorie scritte. I nomi dei politici coinvolti sono contenuti nella relazione dello scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Foggia, amministrazione sciolta il 6 agosto del 2021. Alcuni degli amministratori, tra cui l'ex sindaco Franco Landella e l'ex presidente del Consiglio Comunale Leonardo Iaccarino, inoltre, sono stati anche coinvolti nelle inchieste della Procura di Foggia su presunte tangenti al comune capoluogo. Se i giudici del Tribunale di Foggia dovessero confermare la incandidabilità, i politici potrebbero ricorrere in appello e poi in Cassazione. Se al terzo grado di giudizio fosse confermata la incandidabilità, gli ex amministratori non potranno candidarsi nelle due prossime tornate elettorali.